Sigari Vini sono stati protagonisti della degustazione organolettica proposta dall'Hotel Parigi e dalla tabaccheria Bardone di Bordighera, in collaborazione con Aspi Riviera dei Fiori. Durante l'evento i sigari vengono a cena, andato in scena all'Hotel Parigi, i presenti hanno potuto degustare nel corso dell'aperitivo e della cena enogastronomica prelibati e inediti piatti gourmet accompagnati da vini pregiati delle cantine Cicciù Tenimenti Bartolomei e abbinati ai rinomati sigari toscano. È un'iniziativa molto bella che ha avuto un enorme successo, lo vediamo da tutte le persone che sono presenti, ci sono delle eccellenze enogastronomiche, c'è il piacere di fumare un sigaro, spesso è bello farlo in compagnia e quindi non posso che dire di essere molto felice per questa iniziativa. Siamo qui oggi perché abbiamo pensato a questa iniziativa per creare un evento che non era mai stato pensato da nessuno. E dunque l'abbiamo buttata lì al mattino e con Davide siamo riusciti a creare una bella serata. Sono rappresentante del Toscano e con Angelo abbiamo una grande collaborazione, come dire, con la tabaccheria, e ogni tanto facciamo anche queste serate. Questa sarà più speciale delle altre, c'è un numero di persone molto molto grande e la location è molto molto bella, l'hotel, vista mare, e contiamo di spassarcela. Fumeremo un nuovo sigaro che si chiama Bracco. È un sigaro, adesso parlarne brevemente, poi dopo lo spiegheremo, però in breve diciamo è parecchio innovativo sia nel formato che nella costruzione, perché è un sigaro che richiama i nostri fatti a mano, ai nostri originale, Assolo e Robusto. È un fatto a macchina, difatti ha un prezzo anche molto molto competitivo di 2,10 euro a sigaro. I formati sono più generosi, il blend è molto interessante perché è un italiano con fascia fermentata, questa sarebbe un altro capitolo, ma insomma è una cosa, una nostra innovazione. Il ripieno invece è un grado medio di nordamericano molto molto più forte, più corposo, e la stagionatura è lunghissima, 12 mesi, quasi come un fatto a mano. Quindi abbiamo un sigaro di grande equilibrio con forza, rotondità, e generoso sia nel formato che nel gusto. Ha un prezzo veramente accattivante, il pacchetto è 8,50 euro. Il sigaro, sono 4 dentro, sono 2,10 euro a sigaro, sta andando molto molto bene, è uscito da un paio di mesi neanche, già riscontriamo un grande favore positivo dei fumatori, degli appassionati. Almeno. Tre tipologie, c'è l'originale per coloro che hanno intenzione di fare una fumata più leggera, e poi passiamo alle altre due tipologie che sono l'assolo e il robusto. L'assolo ha una forma decisamente più grossa, mentre il robusto si allarga sulla pancia, arriva fino a una pancia di 19 mm, perciò ce n'è per tutti. Sono il titolare dell'azienda vitivinicola Cicciù e del gruppo Cicciù Tenimenti Bartolomei. C'è la possibilità di degustare 3 vini di produzione Cicciù nelle Marche e un vino di produzione nell'Abruzzo. Allora, per quanto riguarda i vini delle Marche, faremo assaggiare un vitigno autoctono che è il pecorino, e lo faremo assaggiare sia sotto forma di bollicina, quindi uno spumante metodo Charmat solo di uve pecorino, e assaggeremo anche un vino bianco di sole uve pecorino fermo. Quindi si tratta di un vitigno autoctono e molto rappresentativo del nostro territorio. Noi ci troviamo nella provincia di Ascoli Piceno, nel comune di Offida, e Offida è proprio il nome della DOCG pecorino. Altri vini che assaggiamo sono, per quanto riguarda i vini delle Marche, l'Offida Rosso, quindi parliamo sempre di una DOCG con base però di uve Montepulciano e Cabernet. Per quanto riguarda l'altro vino marchigiano, abbiamo una Malvasia, che sarà l'ultimo vino che poi andrà in degustazione. Si tratta di un vino dolce, da dolce appunto il suo nome, ed è una Malvasia. Anche la Malvasia è stata un vitigno per tanti anni riconducibile un po' al nostro territorio, veniva utilizzata come uva da pasto o da dolce, ma diciamo da un risultato molto interessante soprattutto nel momento in cui viene vinificata come spumante dolce, sempre metodo Charmat. E l'altro vino che invece assaggeremo, che fa parte di un'azienda del gruppo Cicciù Tenimenti, in particolare parliamo di Villa Barcaroli, è un Montepulciano Riserva d'Abruzzo. È un vino che produciamo nel comune di Controguerra, quindi come appunto dice il nome della DOC, è un Montepulciano d'Abruzzo in purezza, ed è uno dei vini che produciamo fuori dall'area di produzione delle Marche.